Tra i fili verdi ho scorto un fiore bianco, una margherita. In questo periodo dell'anno, invece, le margherite si diradano. Sono sempre di meno e sono avvizzite dal freddo. Le colgo, le annuso, le bacio. Ne mangio un petalo, come per assaporarla. Poi tolgo uno a uno i petali, come per spogliarla. Me la dà, non me la dà, me la dà, non me la dà, me la dà, non me la dà, me la dà, me la dà, me la dà, me la dà. Tutte te la danno, tutte me l'hanno data, devo solo capire come e quando. È la quarta di copertina più intrigante che si possa leggere, ma questo libro l'avrà scritto un uomo o una donna? I fiori degli uomini, Maria Francesca Cupane, come mai questo titolo così intrigante, oltre alla quarta di copertina? 11 storie tutte al maschile, poi, tra l'altro. Qual è il legame tra i fiori e gli uomini? I fiori entrano in ogni modo nella vita di questi 11 personaggi, attraverso un nome, attraverso un mazzo di fiori, un'immagine, un dipinto, anche attraverso un tatuaggio. E quindi sono fiori che per un motivo o per un altro appunto sono entrate nella vita di questi 11 personaggi, tutti uomini, quindi mariti, ex mariti, compagni, adolescenti, padri, che ho cercato di rappresentare con ciascuno con le proprie forze, con le proprie debolezze, con i propri pregi, i propri tic, insomma, nevrosi o sentimenti semplici che appartengono non soltanto agli uomini, poi sostanzialmente, ma penso al genere umano. Perché questa scelta tutta al maschile? Ma è stato un caso, il primo racconto che scrissi al maschile fu Orchidea e Fucsia, e poi mi sono accorta, senza neanche volerlo, che altri racconti erano scritti in prima persona maschile, quindi non è stata una cosa voluta, ma è stata una cosa che è nata così, quasi improvvisamente, è una raccolta che si è quasi autodeterminata, insomma. E i fiori come si legano agli uomini? C'è una scelta particolare? Sì, in un primo momento i fiori erano semplicemente accennati, poi ho abbinato, diciamo, ciascun fiore, sono 11 fiori diversi, così come sono diversi gli 11 personaggi, ho cercato di abbinare a ciascun personaggio un fiore. Un fiore che si differenzia magari dagli altri e che ha delle caratteristiche, quindi al di là di Margherita, che è semplicemente un nome, ma che si presta anche molto a questo gioco del mama non mama, tipico appunto della Margherita, altri fiori invece rappresentano un po' l'essenza di questi uomini, per esempio in Arcobaleno il fiore rappresenta un po' l'orgoglio, che è il personaggio che diciamo protagonista di questo racconto. Altri fiori invece, per esempio il tulipano o altri fiori, per esempio il garofano, l'ho associato a delle storie un po' particolari, in maniera soprattutto il garofano, che viene usato ultimamente anche per il corteggiamento gay. E quindi ho cercato di abbinare, diciamo, la peculiarità di ciascun fiore alle caratteristiche di questi personaggi, di questi uomini. Ma tra gli 11 racconti, qual è quello che le piace di più, quello che la rappresenta
di più. Ce ne vuol leggere anche un piccolo estratto? Sì, no, nessuno degli 11 mi rappresenta, perché spero rappresenti di più il genere maschile. C'è un personaggio che mi piace in particolar modo, con tutti i suoi difetti, è il personaggio che probabilmente è stato il più odiato all'interno della raccolta e che invece a me fa tanta simpatia. Ne leggo un pezzettino, è il racconto Taciturno ed è rappresentato dai girasoli. Ne leggo soltanto un estratto, che è la parte, diciamo, quasi finale, dopo una sorta di monologo che lui fa, diciamo, alla sua compagna, oscurandola sempre. Recito un pezzo del dialogo. Allora sì, allora per farmi credere te lo dico, va bene? Ecco, non stavamo guardando la televisione, avevamo appena finito di fare sesso, ecco. E con quell'altra non stavo solo prendendo il caffè, avevamo appena finito di fare sesso. E la ricevuta della gioielleria non era per l'acquisto dei miei gioielli, era per un regalo a una tipa. E l'anno scorso non ho fatto un viaggio di lavoro ad agosto, sono partita con quell'altra. E a cena fuori non ci vado per lavoro, ma ci porto le altre, va bene? Ecco. E sui boxer le macchie non erano di fragola, che non mi ero rovesciato la coppetta addosso. No, erano macchie di rossetto, ecco. Scrivere, 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 ma come è avvenuto l'approccio con la scrittura? Improvvisamente, inaspettatamente, dopo i miei primi 40 anni, ed è stato forse per controbilanciare la formazione e la professione prevalentemente scientifica. È nata così, all'improvviso, sono stata, diciamo, stimolata dalle persone che mi sono state accanto, che hanno iniziato a chiedermi di mettermi alla prova per vedere se le cose che scrivevo in effetti funzionavano, e poi per coltivare questa passione ho frequentato anche la scuola di scrittura Omero di Roma, che mi ha insegnato molto, e al di là poi della scrittura è stato comunque molto stimolante, perché mi ha permesso anche di conoscere persone che condividono la mia stessa passione per la scrittura, ma soprattutto per la lettura. È molto conosciuta sul web, lei ha pubblicato molte opere. Vogliamo stare qua sopra? Il libro è stato pubblicato da Edilet. Qual è la differenza tra l'editoria sul web, su internet, e quella invece dell'editoria cartacea? Dunque, per me che sono una lettrice forte, amo l'editoria, diciamo, tradizionale, mi piace il cartaceo. Devo dire però le pubblicazioni web hanno una velocità e una diffusione maggiore. E dopo questo comunque c'è stata anche la pubblicazione di un'altra raccolta di racconti, però soltanto in digitale, una raccolta Déjà Vu, pubblicata anche da Wannabu. C'è questa differenza, c'è il fascino del cartaceo, c'è il possesso del libro, e c'è invece in contrapposizione una diffusione veloce per quanto riguarda invece le pubblicazioni di web. Il libro sta riscuotendo molto successo, è un libro di racconti, perché non un romanzo? Non so perché non un romanzo, in effetti questa è stata la prima occasione di pubblicazione che ho avuto. I racconti come forma prediligo sicuramente il romanzo. Permette di divagare, di soffermarsi un pochino più, ha dei ritmi un pochino più lenti. Il racconto invece per me è stato stimolante, sono state delle esercitazioni, se vogliamo, delle esercitazioni di stile, di scrittura, e appunto mi ha stimolato come esperienza. Tutto qui. Ha avuto esperienze anche con il Corriere della Sera? Sì, c'è stata una pubblicazione sul web di un racconto prima di.
grazie e le facciamo tanti auguri per questa raccolta di racconti e per il prossimo romanzo, che però sappiamo li ha nel cassetto. Ci sono sempre i sogni nel cassetto. Grazie. Grazie a voi.